Good morning, everyone. Welcome to Lardinet Quarter. We are very happy to have you here for this special occasion for the presentation of the new Lardini collection. Thank you so much. Mio nome è Nasan, konnichiwa. Yoko so Lardini no home. Ojikano itadaki kokara kansha shimasu. Sore de wa Lardini no shokai video otanoshimi kudasai. Buongiorno a tutti e benvenuti a casa Lardini. Colgo l'occasione innanzitutto per salutare affettuosamente e ringraziare tutti i partecipanti che ci stanno seguendo. E siamo molto orgogliosi di presentarvi qui a Pitti, in questa particolare edizione, le nostre novità, dove le collezioni dei brand più famosi al mondo oramai viaggiano in digitale, ma che riescono comunque a tenerci uniti nonostante le distanze. E come potete vedere, si stanno collegando in questa call tutti gli altri membri della famiglia. Aspettiamo un attimo che arrivino tutti. Ciao, ci sono. Ci siete? Ciao, vedo che stanno arrivando tutti gli altri. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Bene, possiamo iniziare. In questi giorni abbiamo realizzato un contributo video che rappresenti la nostra realtà aziendale che vogliamo condividere con tutti voi. Buona visione. Made in Filottrano, tre parole che riassumono la nostra storia, quella di Lardini. Siamo partiti dal cuore delle Marche, quattro fratelli di una piccola cittadina con un grande sogno, portare la nostra idea di eleganza in tutto il mondo. L'amore incondizionato per il nostro lavoro, la ricerca del bello e la scelta di materie prime pregiate hanno accompagnato il nostro percorso, sempre scandito dalla ferma convinzione di essere artigiani prima che imprenditori. La passione è stato il filo conduttore per l'ingresso di una nuova generazione Lardini, ma gli obiettivi, seppur rinnovati, sono rimasti gli stessi. 42 anni dopo, il nostro fiore all'occhiello cresce internazionalmente, ma le radici rimangono salde tra le verdi colline marchigiane. Il legame con la nostra terra è forte e saldo, e il rispetto che da sempre nutriamo per l'ambiente che ci circonda lo abbiamo portato nel nostro lavoro. Per questo abbiamo scelto di essere tra i primi nella nostra regione a sfruttare le energie rinnovabili nella filiera e ad utilizzare filtri antinquinamento per ridurre al massimo l'impatto della produzione Lardini. Insomma, abbiamo deciso di portare la nostra connessione profonda con la natura all'interno di quello che sappiamo fare meglio, il capospalla. Nasce così la collezione Life in the Woods, che declina forme e materiali per vestire il desiderio di ritorno allo slow living e veicola un messaggio di consapevolezza ed etica per un utilizzo responsabile delle risorse a nostra disposizione. Ad ispirare la nuova collezione autunno-inverno ed influenzare il nostro ufficio stile sono state le parole di Henry David Thoreau nel suo testo più celebre, Walden, ovvero Vita nei boschi. E con Life in the Woods i toni tipici dell'autunno diventano protagonisti, dalle tinte lignee alle tonalità delle spezie, fino ai frutti tipici della stagione fredda, come l'arancia e la zucca. Colori che sposano perfettamente la scelta di utilizzare materie prime come lana e cotone naturali, e quindi ecologici, cashmere riciclato, ma anche tessuti moderni come il filato 4.0 idrorepellente o altre texture antipioggia e antistropiccio. Chi crea stile e tutto ciò che è moda deve essere attento al mondo che lo circonda, amandolo e rispettandolo profondamente. In questo momento entriamo nel vivo di questo evento digitale attraverso uno show che avverrà nella nostra sala taglio, che è il cuore pulsante dell'azienda Lardini, dove inizia tutto il processo della fase produttiva. Dopodiché commenteremo lo show insieme ai protagonisti della collezione Fall Winter. Abbiamo il piacere quindi di presentarvi la nostra Life in the Woods. Thank you.
visto che siamo tutti qui, ne approfitto per fare qualche domanda ai protagonisti della collezione Fall Winter. Iniziamo da Luigi. Senti Luigi, ma per la primissima volta nella storia del brand Lardini hai voluto creare una capsule collection che si ispiri al tuo mondo creativo. Raccontaci di più, da dove viene questa decisione di riproporre per la seconda stagione la capsule e che segnale vorresti dare a chi ti sta seguendo? Bella domanda, certo. Non potevo lasciare così senza un seguito. È come se avessi scritto un secondo capitolo. E ultimamente ci sono poche cose ad emozionarmi. Perciò è un diario, un modo di trasmettere un qualcosa di me stesso, un modo di trasmettere piccoli frammenti della collezione Lardini, un estratto di pezzi preferiti, un racconto di scelte personali, un segnale di stile, non lo so come dire, in cui ognuno può ritrovarsi. Volevamo trasmettere questo. Così abbiamo composto questo guardaroba con dolcezza e aggressività, la dolcezza dettata dalla ricerca sempre dell'abbigliamento femminile. L'aggressività invece è quel tono su tono dei pezzi abbinati come per dare forza a quei colori un po' principali e primari, cercare di amalgamare in tutto e non sconfinare in quella linea sottile dove rende l'uomo elegante, quello mai. Diamo ora la parola ad Alessio, il nostro brand manager. Alessio, abbiamo visto nello show una scenografia molto particolare. Qual è l'impegno da parte dell'azienda Lardini che sta trasmettendo nei confronti di un ritorno verso la natura, insomma nei confronti della sostenibilità? La scenografia si ispira appunto al tema principale della collezione, la Land Art. È un tema che in questo momento credo sia molto sentito da tutti, un desiderio forte di ritorno alla natura, ad una vita più lenta, un uso consapevole delle risorse. È per questo che nello show abbiamo visto alberi trovati in natura, raccolti nelle nostre campagne. Enfatizza appunto l'attenzione dell'azienda nel recupero e nel riutilizzo di tutto ciò che è già presente. Lo spazio industriale che avete visto annulla le distanze tra l'industria e la natura. Alessio, restiamo ancora un po' con te. Oltre allo show abbiamo preparato delle immagini che riguardano la capsule collection Lardini by Yusuke Aizawa. Alessio, lascio a te la parola. Negli scatti che state vedendo abbiamo deciso di sfruttare un angolo veramente insolito della nostra azienda, le fondamenta. Le fondamenta come fossero le colonne portanti che saldamente ci guidano verso lo sviluppare prodotti innovativi. Chiaramente fortemente saldi a quelle che sono le nostre radici, la sartorialità. Siamo in conclusione di questa nostra presentazione. Andrea, so che hai avuto la possibilità di trascorrere un pomeriggio assieme a Raffaele Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine. Vediamoli. Buongiorno, siamo a Filotrano. Grazie Andrea di avermi invitato. Prego, felici Raffaele di essere qua e di partire anche grazie a voi su PT Connect, che sta funzionando molto bene. E mi fa piacere farti qualche domanda prima che poi iniziate tutta la vostra operazione. In particolare, so che di recente voi avete fatto un'operazione molto importante con Intesa San Paolo, garantita poi da Mediocredito, relativamente alla filiera. Io so che uno dei punti di forza da uno studio che abbiamo fatto con Nomisma per quanto riguarda le aziende italiane è proprio la capacità di poter stringere i rapporti sempre più forti con la filiera che sostiene e supporta il Made in Italy. Cosa avete fatto in particolare? Noi fondamentalmente, questa è un'azienda quando è nata nel 1978, era un'azienda praticamente a quei tempi solo fasonista, quindi siamo rimasti sempre un'azienda, diciamo, ora come ora no, è cambiato perché con i nostri marchi siamo ancora misti, però la parte produttiva è stata sempre una parte molto importante, quindi abbiamo deciso di aiutare anche il nostro indotto esterno per cercare a livello finanziario di dare quella tranquillità per dare continuità a quello che è il Made in Italy. Quindi aiutare le aziende con cui lavorate in questo momento sono con meno ordini e difficoltà. Con la Banca Intesa e con la garanzia del medio credito. Beh, gran buona certo. E dimmi, i punti di forza, ne parlavi della produzione, che tu vedi nella tua azienda in questo momento, che tutto sommato mette anche in evidenza le radici, la base su cui avete costruito
il vostro successo? Quali sono i punti di forza che tu vedi? I punti di forza che noi, a parte il discorso del coronavirus che praticamente ci ha un po' cambiato la vita a tutti, però tante persone quest'anno sono andate in pensione. Un paese come questo, Filottrano, con 10.000 persone, la gente, Lardini la chiamava l'isola felice perché lavorava con noi da 40-42 anni. E quindi questa, la continuità in non cambiare le fasi di lavorazione, cercare di dare una costanza al prodotto, è la forza del Made in Italy. E dimmi un'altra cosa che è molto importante, è che questi periodi, per tra l'altro evidenziano, a prescindere dal discorso della pensione, di cui mi pare sia troppo presto che tu ce vada, come state pensando all'inserimento delle nuove generazioni? Cosa state facendo, pensando al futuro e anche l'importanza che avete per voi stessi e per le aziende con cui lavorate? Ma noi siamo quattro fratelli con due figli a testa, di otto tra nipoti e figli che sono, cioè, ne abbiamo già inseriti sei, con ognuno il suo ruolo, quindi per noi la seconda generazione, la fase successiva è importantissima, ma il lavoro che stiamo facendo da qualche anno è un lavoro che ci sta dando grossa soddisfazione, perché i ragazzi, soprattutto ragazzi laureati, con sistemi, con metodi, sono bravi veramente, e li stiamo guidando piano piano, poi ragazzi, 40 anni, 36, quindi sono maturi, però la gente che è nata dagli stracci, capito, se vogliamo di questa parte. Abbiamo avuto molto bisogno di voi per avere i risultati positivi che abbiamo avuto e che avremo sicuramente. Abbiamo dovuto, a causa del DPCM di venerdì scorso, rinviare le nostre manifestazioni al prossimo giugno. Sarà la 100ª edizione del PT Immagine Uomo. Contiamo molto su di voi, come abbiamo sempre contato, sulla vostra creatività, sulla vostra qualità, e quindi grazie veramente di tutto. Grazie a te che sei venuto qui, e mi fa piacere, perché in questo momento così difficile anche vedersi vis-à-vis è molto importante. Molto meglio vis-à-vis che non in digitale, grazie. Che però va utilizzato grazie a PT Connect, che sta funzionando sempre molto bene. Grazie a voi tutti, arrivederci. Grazie. Tutto ciò che avete visto in questo show quest'oggi è frutto di un grande lavoro da parte di tutti, un'azienda coesa come fosse una grande famiglia. E sono stato sempre convinto che per far crescere un brand ci vogliono persone che credano e che perseguino questo obiettivo. Quindi un ringraziamento speciale va sicuramente a tutti, a tutta l'azienda, a chi ha partecipato e chi partecipa ogni giorno a far sì che questo avvenga. In particolare vorrei ringraziare l'ufficio stile e il mio team con cui tutti i giorni mi trovo a collaborare. Grazie a tutti. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti fino alla fine. Ritroverete questo video anche in tutti i nostri canali social. A questo punto, arrivederci al prossimo Pitti e speriamo in presenza. Grazie a tutti. Ringrazio a tutti questo momento così difficile e particolare, specialmente il Pitti che ci ha consentito di partecipare a questo evento a livello internazionale, anche se il vis-à-vis non c'è stato, ma è stato importantissimo continuare la nostra credibilità del Made in Italy e la nostra forza, che è dipesa anche dalla famiglia per noi Lardini e dipesa dai nostri dipendenti che ci hanno sempre seguito e cercato di portare alla conclusione la nostra fantasia e la nostra credibilità per un mercato internazionale. Grazie a tutti.